Benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi preparo un do it yourself un po' particolare, perché sono finite le feste, lo sapete bene, e siamo pieni di scatole di cioccolatini Ferrero Rocher che te dici, ma li butto perché tanto non so cosa farne. Io invece dopo un po' di pensieri molto profondi ho detto, ma siccome io sono piena di matite labbra, allora ho pensato, siccome nel barattolino che vi ho fatto vedere nella mia collezione di make up che vi metto qui non cominciano a non starci più, allora cosa ho pensato di fare? Io ho questa scatola di plexiglass della Ferrero Collection, e che si apre così, come vedete, allo scotch, e si apre così. E allora mi sono detta, forse potrei farci venire un bel cofanetto per metterci dentro tutte le matite labbra. Quindi andiamo a usare per questo do it yourself appunto la scatola della Ferrero Collection, delle tempere, io in particolare userò quella rossa, della Vinaville, della colla in glitter per fare delle decorazioni, ovviamente un cartone dove andremo ad appoggiare il nostro cofanetto dipinto, delle forbici, quelle della punta arrotondata ovviamente, un pennello e questi! Cosa sono queste? Sono le etichette template, cioè sono i template che ha fatto Daniela Mischimichini un po' di tempo fa. Io me le sono stampate tutte perché devo ancora decidere quale usare, quindi Daniela, perché sono tutte bellissime, Dani, non so quale usare io onestamente, quindi le deciderò lì per lì quale usarle. Quindi adesso abbassiamo il telefono e cominciamo la nostra, il nostro portamatite riciclato? Non lo so. Allora, come prima cosa sistemiamo il nostro cartone, scegliamo le nostre tempere, io come ho detto userò la tempera rossa, ossia questo che è un rosso carminio. Prendiamo la nostra scatoletta di Ferrero, dei Ferrero Rocher, quello che volete, metto un po' di tempera qui in un angolo, apriamo a metà la nostra scatola in questo modo. Qui come sapete c'è una sorta di scotch adesivo, non lo leviamo perché può tornare sempre utile, però ovviamente se si stacca non preoccupatevi, la potete aprire, la potete utilizzare come se fosse una scatola normale, infatti il mio si è staccato malamente e quindi la userò a scatoletta normale. Poi non preoccupatevi dell'etichetta, questa qui se non viene via ci dipingiamo sopra, e quindi iniziamo a dipingere. L'etichetta si vedrà ancora, perché poi ora lo lasciamo asciugare e vediamo come viene la tinta, eventualmente diamo una seconda passata. Quindi allo stesso modo vado a fare la parte sotto, diciamo. Ok, ho finito, adesso si sta asciugando e mi è venuta un'idea malsana. Sto riscaldando la mia pistola per la colla a caldo, perché siccome dentro comunque rimarrà, diciamo, nudo, io ho ancora questa carta glitterata, una sorta di mini gomma piuma molto sottile glitterata rossa che avevo utilizzato per questo Natale, e un attimo che mi tiro su così mi vedete, ok, e ho pensato di foderarci perlomeno il fondo di questo nostro cofanetto, quindi ho bisogno appunto della colla a caldo e adesso vado a prendere anche il mio bisturi, così vediamo un po' che cosa viene, che disastro che viene fuori. Ok, ora che è asciutto, come vedete ha ancora qualche punto un po' bagnato, ma non è niente di che, non succede nulla, come vedete è bello asciutto, lo mettiamo un attimo da una parte e prendiamo la nostra gomma piuma glitterata, questa qui, la rigiriamo ovviamente e prendiamo una misura approssimativa, che poi l'eccesso andrà tagliato. Quindi con il bisturi vado a ricalcare
la forma della nostra scatola e poi eventualmente la andrò a tagliare definitivamente con le forbici. Come vedete qui ho fatto una maschera, una sorta di maschera. Adesso la vado a ritagliare del tutto con il bisturi. Ok, ecco fatto. Riprendiamo il nostro fondo del cofanetto, vediamo se la dimensione ci sta. Sì, perfetto. E adesso vado a dare un po' di colla a caldo. Prima vediamo se riesco a levare questo. Ok, vado a dare qualche punto di colla a caldo e poi ci vado a mettere sopra il nostro, la nostra gomma piuma. La faccio aderire per bene alla colla. Ecco fatto. E il nostro fondo è finito. È anche carino, no? Così tutto glitterato. E adesso andiamo a fare il coperchio. Come vedete la tinta si è attirato, però come vedete si vede l'etichetta. Quindi noi cosa andiamo a fare? Prendiamo un'etichetta di queste. Probabilmente io userò queste qui più grandi e userò queste rosa, che sono carine. Quindi vado a prendere l'etichetta dove c'è scritto matite. La ritagliamo. Aspetto un secondo. La ritaglio abbastanza accuratamente con le forbici. Non preoccupatevi se sborderà un pochino l'etichetta sotto, tanto poi la andremo a decorare, non preoccupatevi. Prendiamo un po' di colla vinilica, andiamo a metterla direttamente sul retro della nostra etichetta. Voi ovviamente potete anche usare la colla stick, ma io, non avendo trovato di meglio, userò questa. Non troppa però, ovviamente, se anche voi userete la colla vinilica. E la andiamo ad adagiare sopra la nostra etichetta. La facciamo aderire per bene. Se sborda un pochino di colla, non preoccupatevi, tanto la colla vinilica diventa trasparente una volta asciutta. E nel frattempo che asciuga andiamo a fare qualche decorazione. Io ho qui, quindi userò la seconda opzione, ossia la colla glitter, cioè la colla con i glitter. Il coperchio è finito, adesso lo facciamo asciugare e poi lo riempiamo. Ok, sono andata a prendere tutte le mie matite labbra, adesso le mettiamo qua dentro. Così stanno anche belle stese, riesco a capire quale colore posso prendere e chiudiamo. È anche abbastanza ermetico, come vedete, non si apre, quindi direi che do it yourself riuscito, no? Ok, il do it yourself è finito. Ora devo fare un attimo un po' di ritocchi, perché qui per esempio è venuta via un po' di tinta, ma nulla che non con un pochino di tempera non si possa risolvere. Come vedete un video... Oddio, mi devo cambiare a lavare le mani, sembra che abbia squartato un gatto. Allora, come vedete video abbastanza semplice, facile, veloce, adatto da fare a chiunque.
Ovviamente se siete dei bambini piccoli non usate il bisturi, ma usate sempre le forbici, mi raccomando. E fatevi aiutare ovviamente dai vostri genitori. Ovviamente se il video vi è piaciuto spolliciate e condividete sui vostri social network. Andate a vi iscrivere anche agli altri miei social network, i cui link li trovate tutti quanti in info box. Inoltre vi invito ad iscrivervi al canale e cliccare la campanella per non perdervi le notifiche dei prossimi video che usciranno. Inoltre fatemi sapere anche quali altri video do it yourself vorreste vedere qui sotto, ne ho in testa un sacco. E anche su Instagram, mi raccomando seguitemi su Instagram, qui c'è il mio handle di Instagram, andatemi a seguire anche lì perché lì faccio sempre qualche sondaggio per sapere più o meno quali video vorreste vedere di più e quali video avete anche da propormi. Io vi saluto, vi mando un bacione grandissimissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!